Conosciamo benissimo questo girone. Sembra che all'inizio le squadre siano un po', no, rallentate, poi invece si scatenano all'ultimo momento. Quindi è bellissimo affrontare questo campionato con entusiasmo e sappiamo come gli altri anni, ogni partita è una battaglia ed è difficilissimo battere gli avversari. Il Pineto parte anche quest'anno per fare un campionato di vertice, per cercare di fare bene. Sono stati fatti anche altri lavori qui di manutenzione allo stadio. Insomma, ci sono tutte le carte in regola per una stagione importante. Sì, gli impianti prima di tutto. Non si può fare oggi calcio se non hai gli impianti normalizzati, ben curati, igienizzati. Ed è bello così, dobbiamo dare una svolta, dobbiamo imitare nazioni che sono avanti rispetto a noi, perché lo sport deve crescere così, con la bellezza del proprio territorio, del proprio ambiente. Può essere l'anno giusto questo per un salto tra i professionisti, Presidente? Io l'ho detto, a me piacerebbe che la Lega faccia la riforma e possa fare la famosa D di Elite e lì mi piacerebbe tantissimo partecipare. Se poi dovesse venire qualcosa di più, ci organizziamo anche per affrontare qualcosa di più importante. Però ripeto, è prematuro dire questo. Vediamo la squadra come si esprime. Vincere è un piacere di tutti, non solo della mia squadra, ma di tutte le squadre che partecipano a questo campionato. Alla fine vinca il migliore. Per quanto riguarda il mercato, dicevamo che manca ancora qualcosina. Il mister che cosa dice, di che cosa ha bisogno? Chiaramente abbiamo fatto veramente tanto rinnovando, se c'è da rinnovare anche introdurre qualche altro elemento, non, certamente lo faremo con piacere e con entusiasmo.